A Terabor per presentare il protocollo sulla legalità per queste nuove ordinanze che avete varato. Sì, mantenendo l'impegno assunto dall'inizio di questo mio percorso, quello cioè finalizzato a tenere insieme semplicità e legalità, semplificazione e controllo di legalità, oggi, grazie al prefetto di Teramo, che ringrazio, stipuliamo il primo protocollo. Per la verità ve n'era uno già sottoscritto a Macerata, che è un tavolo che sta già funzionando, e lo facciamo dopo aver varato la piattaforma digitale per il badge di cantiere, quindi il controllo sui cantieri della ricostruzione, e un gruppo di lavoro della struttura commissariale coordinato dal dottor Fausto Cardella, già procuratore dell'Aquila e procuratore generale della Corte d'Appello di Perugia, che insieme alla struttura tecnica di missione del Ministero degli Interni porteranno avanti questa attività di monitoraggio. Quindi legalità e semplificazione possono andare di pari passo? Devono andare di pari passo. Semplificare le regole, le procedure, introdurre anche procedimenti derogatori in alcun modo può implicare l'attenuazione dei controlli di legalità contro le infiltrazioni, contro il lavoro nero, il dumping contrattuale, per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di obiettivi molto rilevanti che devono qualificare ulteriormente il processo di ricostruzione. Commissario, entro la fine del mese i cittadini devono ricordarsi di prenotare. Entro la fine di luglio, ok. Commissario, entro la fine di luglio c'è una scadenza per la prenotazione dei lavori. È molto importante perché noi, oltre alle scadenze già maturate sui danni lievi, sono entrati e sono stati presentati moltissimi progetti con decreti di concessione del contributo in numero molto rilevante. Ci siamo posti l'obiettivo ambizioso di programmare la ricostruzione nei prossimi anni, cioè fare in modo che i cittadini possano prevedere quando sarà possibile presentare i progetti, ottenere i contributi per i cantieri. Questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto e chiediamo a tutti i soggetti danneggiati, i cittadini, le imprese, di prenotare la richiesta di contributo, di farlo oggi. Il termine è fissato al 31 luglio, valuteremo nelle prossime settimane se occorrerà un aggiornamento di questo termine, ma è già possibile farlo sul sito della struttura commissariale, sulla piattaforma dedicata. È possibile attingere alla scheda molto semplice che bisogna prenotare. In questo modo noi avremo un quadro nell'arco di pochi mesi anche per ottenere lo stanziamento delle risorse future che servono per completare il processo di ricostruzione. Grazie.